Fiat. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Mamma, Gesù, eccoci felici a ricominciare un'altra serata, un'altra preghiera, un'altra conoscenza con l'inizio di questo nuovo volume. Vogliamo farlo tutti immersi nella Divina Volontà. Mamma, ci consacriamo a te continuamente. Ti doniamo la nostra volontà, la nostra vita, il nostro nulla e domandiamo la divina volontà che tu possiedi come madre e regina. Ecco, mamma, vieni in noi a purificarci perché Gesù sia onorato, sia re e non resti più offeso. Vieni, Gesù, e per mezzo di mamma che ti chiamiamo, che ti doniamo la nostra volontà, i nostri atti tutti perfezionati, aggiustati, impreziositi dal suo amore. Vieni Gesù, fonditi in noi, parte per parte. Noi ti doniamo la nostra volontà, la nostra vita, intelligenza, memoria, passato, presente, futuro, il nostro nulla per mezzo di mamma. E tu fonditi in noi e nella nostra volontà, la tua divina volontà, nella nostra intelligenza, la tua intelligenza. Nella nostra memoria, la tua memoria, nei nostri stati, nei nostri sensi, del corpo, della mente, dell'anima, i tuoi moti, i tuoi sensi. Tutto quello che si muove in noi sia a tuo modo. Anche quegli atti involontari, impercettibili, siano tutti i tuoi atti, le cellule, le sinapsi, il sangue, quei pensieri, sentimenti, emozioni, tutto sia moto tuo. Ed in ogni atto intendiamo amarti, adorarti, ringraziarti e nella tua divina volontà amarti per tutti, adorarti, ringraziarti, benedirti in tutti ed in ciascuno, da parte di tutto il passato, presente, futuro, tutto ciò che vive. E fusi in te, in questo scambio di amore, veniamo ad amarti nella tua santissima e divinissima umanità. E nel moto eterno del Fiat divino, fusi nell'atto unico, ti amiamo in ogni cosa creata, ti amiamo in ogni moto della tua santissima e divinissima umanità, ti amiamo in Maria, ti amiamo nei tuoi atti tutti, negli atti tuoi riverberati in Maria, ripetuti da lei e ancora in mamma Luisa, e incrociandoci con tutti i figli del Fiat, ti amiamo, ti adoriamo. Ed inglobiamo ogni atto e suggelliamo Fiat, 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 unificando tutti i moti con i tuoi. Vogliamo impreziosire tutto quanto per ridarti riparazione, amore, gloria, lode, onore, adorazione, benedizione, riconoscimento, ringraziamento. Vogliamo soddisfarti. Vogliamo sostituire i nostri atti con i tuoi, con quelli di mamma. Ecco Gesù. Continuamente intendiamo essere, secondo la divina volontà, con te, con mamma, bilocati, multilocati, intendiamo amarti continuamente in ogni spazio e tempo. E veniamo a prendere anche tutto quello che tu hai già compiuto per noi stasera e quelle verità che vuoi imprimere in noi. Veniamo ad amare, adorare i tuoi atti. A riconoscere, a ringraziarti, a darti il nostro Fiat Me. Assorbiamo così ogni verità e ogni cosa che tu hai compiuto e hai comunicato. Veniamo così, Gesù, a riprendere tutto per poterti ridare tutto ed affrettare il regno del Fiat che tu ci vuoi dare e per la tua maggiore gloria e per il nostro massimo bene e per la tua maggiore gloria, Fiat. La tua benedizione, Padre, adesso la chiamiamo e costantemente intendiamo chiamarla sempre, continuamente, riceverla e ti ringraziamo e ti corrispondiamo con il nostro Fiat. Amen. A nome nostro e di tutti. Ci benedica Dio Padre Onnipotente per l'intercessione di Mamma Maria Santissima, imprime in noi, in tutti ed in ciascuno. La vita divina nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Fiat. Allora andiamo a leggere la lettera e poi iniziamo il sesto volume. Daniela, ci sei? Sì. Vai così. Cambiamo un attimo voce. Fiat. Una vita più celeste che terrena. Testimonianza di Sant'Annibale e Maria di Francia sull'Isa Picarreta. Essa vuole vivere solitaria, nascosta ed incognita. Per nessun patto al mondo avrebbe posto in scritto le intime e prolungate comunicazioni che Gesù adorabile, dalla più tenera età fino ad oggi, e che seguitano ancora chissà fino a quando, se nostro Signore stesso non l'avesse replicatamente obbligata, sia personalmente sia per mezzo della santa obbedienza dei suoi direttori, alla quale si arrende con grande forza e generosità, perché il concetto che essa ha della santa obbedienza le farebbe rifiutare anche un ingresso in paradiso, come effettivamente avvenne. La sostanza di quest'anima è in una lotta tremenda tra un prepotente amore al nascondimento e l'inesorabile impero dell'obbedienza, a cui assolutissimamente deve cedere. E l'obbedienza vince sempre, e questo costituisce uno dei più importanti caratteri di uno spirito vero, di una virtù solida e provata, poiché si tratta di una quarantina di anni in cui, con la più forte violenza contro se stessa, si sottopone alla grande Signora obbedienza che la domina. Quest'anima solitaria è una vergine purissima, tutta di Dio, che appare come oggetto di singolare predilezione del Divin Redentore Gesù. Nostro Signore, che di secolo in secolo accresce sempre di più le meraviglie del suo amore, pare che di questa vergine che egli chiama la più piccola che abbia trovato sulla terra, destituita di ogni istruzione, abbia voluto formare un strumento adatto per una missione così sublime che nessun'altra le si possa paragonare, cioè il trionfo della divina volontà sull'universo orbe, in conformità con quanto è detto nel Pater Noster, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Questa Vergine del Signore, da più di 40 anni, da che era ancora adolescente, è stata posta a letto come vittima del divino amore. Quello è stato letto di una lunga serie di dolori naturali e soprannaturali ed inebriamenti della carità eterna del cuore di Gesù. Origine dei dolori, eccedenti ogni ordine di natura, è stata quasi continuamente un'alterna privazione di Dio. Ai patimenti dell'anima si aggiungono anche quelli del corpo, di cui la massima parte allo stato mistico, senza che nessun segno appaia nelle mani, nei piedi e nel costato sulla fronte, essa riceve da nostro Signore stesso una frequente crocifissione. Gesù stesso la stende sopra una croce e le conficca i chiodi. Allora viene in esso quello che diceva Santa Teresa quando riceveva la ferita del Serafino, cioè un sensibilissimo dolore da farla venir meno e nel tempo stesso un inebriamento di amore. Ma se Gesù così non facesse, sarebbe per quest'anima un patire spirituale immensamente più grande, perché come la Serafina del Carmelo dice anch'essa, o patire o morire, ecco un altro segno del vero spirito. Dopo quanto abbiamo accennato della lunga continua dimora di anni, in un fondo di letto, nella qualità di vittima, con partecipazione di tanti dolori spirituali e fisici, potrebbe parere che la vista di tale vergine dovrebbe essere qualcosa di affliggente, come il vedere una persona giacente con tutti i segni di patiti dolori e di tali sofferenze simili. Eppure, qui sta qualcosa di ammirabile, questa sposa di Gesù, che la notte la passa nelle estasi dolorose
e nei patimenti di ogni genere, la si vede poi nella giornata mezzo seduta in letto, lavorare di ago e di spillo, e non traspare affatto che la notte abbia tanto sofferto. Nulla, nulla di aria sovrannaturale. Invece la si vede in tutto aspetto di una persona sana, lieta, gioviale, parla, discorre, o correndo ride, accoglie però poche amiche. Talvolta qualche cuore tribulato le si confida, le domanda preghiere, ascolta benignamente, conforta, ma giammai si avanza a fare da profetessa, giammai una parola che accenna rivelazione. Il gran conforto che essa presente è sempre uno, sempre lo stesso argomento, la divina volontà. Sebbene non possegga alcuna umana scienza, pur è dotata in abbondanza di una sapienza tutta celeste, della scienza dei santi. Il suo parlare illumina e consola, di sua natura non è scarsa di ingegno, di studi quando ero piccola fino alla prima elementare. Una nota del gran distacco di quest'anima da ogni cosa terrena, se è l'aborrimento e la costanza di non accettare qualunque dono o in denaro o in altro. Più di una volta, persone che hanno letto l'orologio della passione e si è svegliato in loro un senso di sacro affetto per quest'anima solitaria e sconosciuta, mi hanno scritto di volerle inviare del denaro, ma essa si è opposta così recisamente come se le avessero fatto un'offesa. Il suo vivere è molto modesto. Essa possiede poco, vive con un'amorevole consanguigna che l'assiste. Il poco che possiede, non bastando per affitto di case del mantenimento ed indispensabile in questi tristi tempi di caro vivere, essa lavora tranquillamente, come innanzi abbiamo detto, e trae qualche guadagno dal suo lavoro e del tutto deve fruire specialmente la sua amorevole consanguigna, poiché in quanto ad essa non ha da fare spese per un vestito o per calzature. Il suo cibarsi è di poche once al giorno, quale le viene presentato dall'assistente, perché essa non ordina di più e per di più, dopo qualche ora che ha preso lo scarso cibo, lo rimette. Però il suo aspetto non è di una morente, ma neanche di una persona perfettamente sana. Eppure non sta inerte, ma consuma le forze, sia con le sovrumane vicende del patire e dell'affaticarsi la notte, sia con il lavoro di giorno. Il suo vivere si riduce quindi quasi ad un miracolo perenne. Al suo grande distacco, da ogni guadagno che non procacci con le sue mani, si deve aggiungere la sua fermezza di non aver mai voluto accettare un tanto che di diritto le apparterebbe come proprietà letteraria sull'edizione vendite dell'orologio della passione. Pressata da me a non rifiutarlo, ha risposto: io non ho nessun diritto, perché il lavoro non è mio, ma è di Dio. Io non passo avanti. La vita è più celeste che terrena di questa Vergine sposa di Gesù, che vuol passare nel mondo ignorata e sconosciuta, non cercando che Gesù solo e la sua Santissima Madre, che essa chiama la mamma, la quale ha preso di quest'anima eletta una particolare protezione. Fiat. In una lettera di Sant'Annibolo a Luisa leggiamo: sono scritti che ormai bisogna far conoscere al mondo. Credo che procureranno grandi beni, per quanto sublime questa scienza del divin volere, altrettanto questi scritti di una dettatura celeste la presentano chiara e limpida, ma per il mio nessun umano ingegno avrebbe potuto formarli. Vostro canonico Sant'Annibale Maria di Francia. 20 giugno 1924. Fiat. Fiat, grazie. Allora abbiamo visto quindi in questa lettera la descrizione di Luisa, anima vittima,
anima obbediente, con la sua fermezza in tutto, anche nel non accettare compensi per il libro, che cerca solo Gesù e la mamma. È un'anima ignorante, in senso di istruzione, letteralmente, che ha solamente la prima elementare, forse la seconda, ma fermiamoci alla prima. È molto intelligente, onesta e che lavora nel suo stato, lavora e si mantiene nella sua modestia. A lei è la consanguigna che ha cura di lei e che consuma le forze stando pur stando ferma nel letto, quindi un miracolo. E che come anima vittima patisce spiritualmente, corporalmente, ma la sua, sappiamo che la sua sofferenza più grande è la mancanza di Gesù, quando Gesù non si fa vedere. Fiat. Allora iniziamo con il sesto volume, A gloria di Dio. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen, sempre fusi, iniziamo per la tua maggior gloria. Fiat, Gesù. Fiat. Sesto volume, 1 novembre 1903. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa e mi vedevo come un piccolo vaporetto. Io mi sono tutta meravigliata nel vedermi ridotta in quella forma. Onde in questo mentre è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, la vita dell'uomo è come il vapore, e così come al vapore solo il fuoco lo fa camminare nella misura che il fuoco è vivo e molto corre più veloce, e se poco cammina a lento passo, e se spento resta fermo. Così l'anima, se il fuoco dell'amor di Dio è molto, si può dire che vola sopra tutte le cose della terra e che sempre corre e vola al suo centro, che è Dio. Se poi è poco, si può dire che cammina stentatamente, strisciando ed infangandosi di tutto ciò che è terra. Se poi è spento, resta ferma, senza vita di Dio in sé, come morta a tutto ciò che è divino. Figlia mia, quando l'anima non fa tutte le sue azioni per altro fine che per solo quello di amarmi, e nessun'altra ricompensa del suo operato vuole che il mio solo amore, cammina sempre di giorno, mai per lei è notte, anzi, cammina nello stesso sole che quasi vapore la circonda per farla camminare in sé, facendole godere tutta la pienezza della luce. Non solo, ma le sue stesse azioni le servono di luce per il suo cammino e le accrescono sempre nuova luce. Fiat. Quindi molto semplice questo brano e nel fantastico nella ricchezza, no? Per cui tutto ciò che l'anima deve avere come alimento è l'amore divino. E se le intenzioni sono solamente per dare amore, quindi sono alimentate da questo desiderio, da questa intenzione, ecco che appunto cammina veloce. Va, è bellissima la frase qui sotto, oh, sì. Ecco, che sempre per lei è luce, perché la divina volontà è appunto, è sempre giorno, quindi fa luce, è sempre, cammina sempre di giorno, sottolineo, eccolo qua. Allora, cammina sempre di giorno, quindi è sempre luce, stando nella verità, stando nella vita divina, si ha sempre la luce, si ha sempre luce, quindi siamo sempre a giorno. Mai per lei è notte, sempre a giorno, quindi della verità, del bene, dell'amore, della felicità, della pace, della grazia. Anzi, cammina nello stesso sole, perché noi quando siamo anche nella fusione, cosa si sente? Gesù viene in noi e noi andiamo in lui, quindi entriamo in questo ambiente divino che è tutta luce, è tutto amore, è tutta verità, è tutta giustizia piena di amore.
che quasi vapore la circonda per farla camminare in sé, facendole godere tutta la pienezza della luce, quindi tutti gli attributi dell'amore. Gesù ha detto: io sono amore, e poi i miei attributi circondano, no, il mio essere. Quindi ecco che immersi nella divina volontà viviamo nell'amore, nella luce piena, non solo, ma le sue stesse azioni le servono di luce, quindi essendo immersa è lei stessa lampada, quindi è lei stessa che scopre, che compie passi di luce e che vede sempre di più, quindi in un cammino crescente per il suo cammino, appunto, e le accrescono sempre nuova luce. È un divenire infinito di qua e di là, perché ha detto Gesù, è infinito, e quindi la volontà divina, quando Luisa si lamenta a un certo punto dopo 30 anni e dice: ma sempre di divina volontà mi parli? Gesù risponde: figlia mia, è infinito, va bene, ok. Rimaniamo come sempre, fermatemi se c'è da condividere, ci sono considerazioni o domande, altrimenti proseguiamo. Via. Novembre 8, 1903, trovandomi nel solito mio stato, stavo pregando per certi bisogni del prossimo e il benedetto Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: per quale fine preghi per queste persone? Ed io: Signore, e tu per quale fine ci amasti? Come scaltra Luisa, com'è? Sopraffina, no? Nelle sue stratagemmi di amore che apprende dal suo maestro, dal suo Signore, da Gesù, suo e nostro Signore. E Lui: vi amo perché siete cosa mia stessa, e quando l'oggetto è proprio ci si sente costretti, è come una necessità ad amarlo. E Dio: Signore, sto pregando per queste persone perché sono cosa tua, altrimenti non mi sarei interessata. E Lui, mettendomi la mano alla fronte, quasi premendola, ha soggiunto: ah, così è, perché è cosa mia, così va bene l'amore del prossimo. Quindi Luisa, quasi per non sbagliare, no, facendosi furba nel senso buono, usando l'intelligenza per scoprire il Signore, cioè per conoscere, per vincere, per contentare, per andare incontro, gli fa la domanda: e voi per quale fine preghi per queste persone, chiede Gesù, e lei? E tu per quale fine ci amasti? Così la risposta di Gesù diventa la sua. E quindi che ci va di insegnamento? Il quadernino pronto? Dobbiamo amare solamente, dobbiamo pregare solamente per amare, solamente per amore. E questo amore per il prossimo, in questo caso per amore di Dio, tutte le finalità, no? Come ci diceva il brano di sopra, ogni cosa dobbiamo farla per piacere a Lui, per amare Lui, per giungere a Lui, per contentare Lui. E perché preghiamo per il prossimo? Perché appartiene a Dio, perché è cosa sua. Noi sappiamo che Gesù è il capo e noi siamo le membra, ma più che membra siamo delle membra, ma non immaginiamo di essere un braccio, una mano, troppo. Immaginiamo di essere delle cellule, delle particelle. E quindi siamo tutti facenti parte di quel corpo, siamo un tutt'uno. Ed è così che dobbiamo considerarci. Per avere quindi quella unità di amore, di non giudizio, di perdono e di preghiera, appunto, perché apparteniamo a Dio. Fiat. Novembre 10, 1903. Continuando nel mio solito stato, quando appena ho visto il benedetto Gesù, mi diceva: figlia mia, il vero amore dimentica se stesso e vive dedicato agli interessi, alle pene e a tutto ciò che appartiene alla persona amata. Ed io: Signore, come si può dimenticare se stessi mentre ci sentiamo tanto? Non è che sia una cosa da noi lontana oppure divisa, che facilmente si possa dimenticare. E di nuovo ha soggiunto che in quello sta il sacrificio del vero amore, che mentre a se stesso
deve vivere dedicato a tutto ciò che appartiene alla persona amata. Anzi, se si ricorda di se stesso, questo ricordo deve servire ad industriarsi maggiormente per potersi consumare per l'oggetto amato. E l'amato, se vede che l'anima si dà tutta per lui, la saprà bene ricompensare, dandole tutto se stesso e facendole vivere la sua vita divina. Sicché chi tutto dimentica, tutto trova. Oltre a ciò, è necessario vedere la differenza che passa tra ciò che si dimentica e ciò che si trova. Bellissimo, sottolineiamolo. Si dimentica il brutto, si trova il bello. Si dimentica la natura, si trova la grazia. Si dimenticano le passioni e si trovano le virtù. Si dimentica la povertà e si trova la ricchezza. Si dimentica la stoltezza e si trova la sapienza. Si dimentica il mondo e si trova il cielo. Fiat. Allora, il tema è stasera è appunto il vivere l'amore, quindi il vivere per Dio, vivere in Dio, vivere di divina volontà. Quindi ecco che abbiamo sentito intanto il fine deve essere solo per amore di Dio. Lui l'oggetto dell'amore, lui il centro, il focus. E l'amore per il prossimo è perché cosa sua? Così le ridiciamo infine. E adesso quest'altro passo, come fare? Non bisogna pensare a sé, quindi è sempre quello svuotamento di cui parlavamo anche ieri sera nella preparazione alla consacrazione al cuore immacolato di Maria. Svuotamento, non pensare a sé, rivolgersi a Dio, pensare a Dio, al suo obiettivo ad amarlo. E lui ci penserà a tutto. Quante volte abbiamo detto che se l'anima si spoglia, ci mette tutto l'intento, allora Dio dà il kit della grazia, no? Quindi gli dà tutti gli attributi. Quindi non è opera nostra poter cambiare, ma è opera nostra poter far rispondere, corrispondere con quel fiat mi, fidarsi, affidarsi. In questo c'è il sacrificio. Penso a te, lo faccio per te, mi fermo perché voglio te e non voglio pensare a me. Questo è il nostro sacrificio, no? Un cuore contrito e a me gradito, no? Dice il Salmo, non gli piacciono gli olocausti al Signore, no? Vuole questo. L'anima per sé, l'attenzione per sé. E allora Luisa, giustamente con la sua dolcezza, no? E la sua anche, come si può dire, tenerezza, no? Sembra una bambina, perché era così, un'anima pura, autentica, che dice, ma come si fa? Non è che non ci vediamo, che ci possiamo dimenticare di noi. E Gesù sottolinea, è proprio quello l'amore, è proprio quello il sacrificio, che mentre tu ci sei, tu ti sacrifichi e metti avanti me. E lo possiamo paragonare tutte le volte che, ma quando una madre, tutte le volte che abbiamo un oggetto di amore, no? Quindi una madre per un figlio che mette da parte tutto quello che magari è una vita di libertà, di fare, che ne so, una carriera, oppure dei divertimenti, perché vuole un figlio ed è disposta a sacrificare il proprio figlio per amare quello che è il suo erede, no? Quindi il suo frutto d'amore. Ma anche per tante altre cose, no? Oppure per un amico, quante volte l'abbiamo fatto, anche per un animaletto si fanno i sacrifici se si vuol bene. Ecco, è importante allora. E Gesù dice, con me lo devi fare sempre, perché io sono l'amore, non sono un figlio, per quanto grande possa essere l'amore per un figlio, non sono un oggetto di amore, sono l'oggetto di amore, quindi l'unico al di sopra di tutto. E è bellissimo questo finale, no? Perché subito, sempre, vediamo in questa pedagogia d'amore uno scenario, un insegnamento, e poi subito in questo insegnamento quello che Gesù dice, che lui non si lascia, attenzione, dice sempre che lui non si lascia vincere in amore,
e che noi, mentre appunto quante volte abbiamo detto, no, viviamo le mortificazioni, viviamo lo spogliamento, l'umiliazione, che la croce, che sembra che perdiamo, che soffriamo, è invece un innalzamento, non è una perdita, è un innalzamento. Perché? Perché mentre l'anima si spoglia, si riveste di vesti regali, perché mentre sembra che perde una libertà, acquista tutta la libertà, perché perdiamo la libertà del limite della povertà in cui ci siamo infilati e acquistiamo la libertà dell'onnipotenza della vita divina. E così questo decalogo, no? Quindi si dimentica il brutto, si trova il bello. Quindi c'è sempre in questa pedagogia di insegnamento del Signore che ci mostra il profitto. In questa economia d'amore ci mostra il profitto, ci mostra il guadagno, ci mostra cosa andiamo a perdere il nulla e cosa andiamo a guadagnare. Quindi come ci sa ben motivare. Si dimentica la natura e si trova la grazia. Si dimenticano le passioni, perché noi di nostro questo abbiamo, tutte le passioni, i vizi, le paure, i sentimenti negativi. Si trovano le virtù. Si dimentica la povertà, si trova la ricchezza. Si dimentica la stoltezza, si trova la sapienza. Si dimentica il mondo e si trova il cielo. Quante volte sente dire, ah, appunto, no, anche nella consacrazione, se mi consacro poi devo fare questo e quell'altro. L'hai capito che se ti consacri diventi veramente, come si dice, affili, si dice, e quindi diventi figlio, e la mamma, mentre tu sei tutto per lei, la mamma è tutta per te, hai capito quale guadagno? E la mamma ti porta a Gesù, via. Novembre 16, 1903. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata col bambino Gesù in braccio. E una vergine mi ha distesa in terra per farmi soffrire la crocifissione, non con chiodi, ma col fuoco, mettendomi un carbone di fuoco alle mani e ai piedi. E il benedetto Gesù, che mi assisteva mentre soffrivo, mi diceva: figlia mia, non c'è sacrificio senza rinnegamento di se stesso. E il sacrificio e il rinnegamento di sé fa nascere l'amore più puro e perfetto. Ed essendo il sacrificio sacro, avviene che mi consacra l'anima come degno mio santuario per farvi la mia perpetua dimora. Onde fa che il sacrificio lavori in te per renderti sacra l'anima e il corpo, per poter essere in te tutto sacro e consacrarmi tutto a me. E consacrarmi tutto a me, mamma mia. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Allora, quindi ci sta, l'argomento è questo. E i brani proseguono uno dentro l'altro, no, ad ampliare il concetto. Ed ecco appunto che Gesù, ancora quelle ultime righe del brano precedente vengono rinforzate, no? E si vede questo scenario. Luisa e la Vergine, dove si trovava col bambino Gesù in braccio, ok, e una Vergine mi ha distesa in terra per farmi soffrire la crocifissione. Ecco la mortificazione con il fuoco. Il fuoco quindi... che tutto brucia. Che qual è la proprietà del fuoco? Di bruciare, quindi di annullare. Ed era proprio lo scenario, no, dello svuotarsi, dell'annientare la propria volontà umana. E quindi leggiamo questo scenario come necessità di consumarci tutti per donarci a Lui. Ed ecco che quindi Gesù rispiega che il rinnegamento di noi, quindi quando veramente ci sentiamo nel sacrificio di non pensarci, di non metterci davanti, di non mettere le nostre intenzioni, di tendere a Lui, questo sacrificio è il rinnegamento di sé, e nel prolungamento del tempo
Che cosa succede? Che nasce amore puro, perfetto. E quindi succede la trasformazione. L'anima consegna la propria vita e quello diventa il santuario. Quell'anima diventa proprio il santuario, quindi la casa della divina volontà di Gesù. Quindi l'anima diventa il tabernacolo. E poi l'invito di Gesù: fa che il sacrificio lavori in te per renderti sacra l'anima e il corpo, per poter essere in te tutto sacro e consacrarmi tutto a me. Fiat. Posso andare avanti? Sì, Lia, certo. Sì. Novembre 19, 1903. Continuando il mio solito stato, ho visto nel mio interno il benedetto Gesù ed una luce nel mio intelletto che diceva: mentre si è niente, si può essere tutto, ma in che modo? Si diventa tutto col patire. Il patire fa diventare l'anima pontefice, sacerdote, re, principe, ministro, giudice, avvocato, riparatore, protettore, difensore. E siccome il vero patire è quel patire voluto da Dio in noi e l'anima s'acquieta in tutto al volere suo, questo acquietamento unito al patire fa che l'anima imperi sulla giustizia, sulla misericordia di Dio, sugli uomini e su tutte le cose. Ora, siccome il patire diede a Cristo tutte le più belle qualità e tutti gli onori e uffici che umana natura possa contenere, così l'anima, partecipando al patire di Cristo, partecipa alle qualità, agli onori e agli uffici di Cristo, che è il tutto. Fiat. Allora, se abbiamo penna, scriviamo sul nostro quadernino queste note d'amore. Intanto continua questo insegnamento. Noi siamo niente, eppure possiamo diventare il tutto. Che bello questo. Risponde a tutti i nostri dubbi, paure, scrupoli. Ma io sono peccatore, ma dove vado? Ma come faccio? E invece ce lo dice lui, quindi è vero. Vediamo come. In che modo? Si diventa tutto col patire. Ora il patire, non ci spaventi questa affermazione, è tutto quello che ci ha detto finora. Cioè vivendo per lui, pensando solo ad avere l'obiettivo per amare te, per corrisponderti in amore, amando il nostro prossimo perché è parte anche nostra, perché siamo corpo, perché è amato da lui, perché è figlio suo e quindi è parte di Gesù. Questo è il patire, il sacrificio personale, il sacrificio dell'amor proprio, il sacrificio del pensare. Cos'è amor proprio? Pensare ai miei desideri, mettere le mie intenzioni, non sacrificarmi per te, non guardarti, non ascoltarti, quello che è stata un po' la serata di ieri, sull'ascolto, l'ascolto non nostro, l'ascolto di Dio, quindi il silenzio interiore per ascoltare, il vuoto interiore per far parlare Lui, per stare in attenzione a Lui e alla mamma. E allora ecco che il patire è tutto quello che viviamo. Fa caldo, fa freddo, sono stanco, sono volendo dire anche quello che stiamo facendo adesso. Come, prego? Forse è un errore, c'è un microfono aperto. Allora, dicevo, il patire è tutto quello che viviamo tutto il giorno. Non dobbiamo pensare per forza, no? Come si dice sempre, a dei particolari eventi. Patire è sempre per noi attuale, no?
Perché quotidiano, costante? Perché noi non viviamo uno stato di santità e quindi di estasi, di amore e felicità, no? Perché siamo avvolti nella situazione del peccato, dell'umano volere. Per cui non siamo pieni di insofferenze, tutto è croce, tutto è patire. In questa situazione noi invece dobbiamo mettere l'obiettivo amore, che gioisco o che soffro, come dice Gesù, no? Anche il ristori nel quinto volume, no? Anche il ristoro, tutto è per il Signore. Quindi il sacrificio di sé non sta solamente nella croce, ma nel patire, nel senso di non mettere davanti se stesso, ma tutto fare per il Signore. Quindi anche dire: prendo questo ed è per te, per darti ristoro, prendo riposo ed è per te. Quindi patire nel senso più sottile, più fine, più totalitario di sacrificare se stesso. Quindi ecco che si diventa tutto col patire. Il patire fa diventare l'anima, e qui sempre, come si diceva prima, che ci fa vedere il profitto continuamente, ci fa vedere sempre questo mare di guadagno. Il patire fa diventare l'anima pontefice, sacerdote, re, principe, ministro, giudice, quindi tutta la potenza di chi? Di Gesù, perché lui è il tutto, no? Quindi lui è il tutto e appunto noi possiamo diventare un altro Gesù. E siccome il vero patire è quel patire voluto da Dio in noi, quindi non quello che ci procuriamo noi, che è conseguenza dei nostri atti, ma il patire voluto da Dio. Quindi non andiamo a fustigarci, a procurarci, no. Andiamo invece in questo vero patire, cioè mi sacrifico per te. E questo piace a Dio, questo è il patire voluto da Dio. Perché è il sacrificio che ci chiede, è questo. Vivo per te, amo per te. Guardo il mio fratello che mi mortifica, mi offende, tutto quanto, e dentro di me lo benedico. Faccio atti e giri per lui. E sono sempre disposta al perdono e alla fratellanza. E a sua insaputa io faccio giri e atti per lui. Non solo. L'anima si acquieta in tutto al volere suo. Quindi in questo modo noi siamo tutti a confermarci, a corrispondere al suo amore. E in questo acquietamento, quindi in questa posizione, unito al patire, quindi io voglio quello che vuoi tu, trovo pace, quindi ciò sono già innestata, unito al patire fa che l'anima impetri sulla giustizia, cioè la giustizia si ferma, non ha più scopo, perché la giustizia deve riordinare, ma se l'anima si riordina dicendo fiat e facendo subito il sacrificio di sé, mettendosi subito a compiere quello che Dio vuole, dice: voglio perdonare, non ci riesco, dammi il perdono, io lo voglio, e allora vedremo che ci riesce. Noi non dobbiamo fare quello che, di cui non siamo, cioè, se siamo deboli, scusate un attimo, metto, non si spegne, ecco. Se siamo deboli è chiaro che conoscendo il nostro nulla non possiamo fare nulla, però chiediamo tutto, e l'intenzione e il disporsi, io sono disponibile, quell'anima non riesco ad amarla perché sono nulla, però voglio amare, voglio perdonare, incomincio a fare gli atti, anche se non c'è amore, ma faccio, e questo è un disporsi, sarà il Signore che mi darà subito la grazia del perdono, dell'amore e della pace, perché l'anima ha fatto, è diventato concreto l'atto, non sono parole, ma è vita. Ok, vediamo se abbiamo detto tutto. Questo acquietamento unito al patire fa che l'anima imperi sulla giustizia, sulla misericordia di Dio, quindi non c'è più giustizia, non c'è più scopo, arriva la misericordia sugli uomini e su tutte le cose, non solo su se stessa, perché sappiamo che un atto divino è un atto universale, quindi quando noi siamo in questo amore, in questa fusione, in questa intenzione, ecco che è Gesù che opera, e quindi arriva un ampliamento di quel
di quel moto d'amore che arriva e tocca a tutti, e la grazia tocca a tutti. Ora, siccome il patire diede a Cristo tutte le più belle qualità e tutti gli onori e uffici che umana natura possa contenere, così l'anima è una fusione. Partecipando al patire di Cristo, quindi anche negli atti e nei giri stessi, noi entriamo in questo sacrificio ed entriamo veramente, veramente, con vita vera, alla partecipazione. E quindi partecipando con la fusione, con gli atti e con i giri, girando nell'amore che è Gesù, nella Santissima Umanità, nella passione, eccetera, noi andiamo a partecipare e quindi partecipiamo anche alle qualità, agli onori e agli uffici di Cristo. Diventiamo i suoi ripetitori, rimettiamo tutto a traffico e tutto quello che noi facciamo, e poi c'è una fusione, quindi noi, è Gesù che lo fa in noi e noi in Lui entriamo in questo ambiente divino e lo facciamo ritornare nel profitto per noi e per tutti. Fiat. Ditemi se posso andare avanti. Sì. Novembre 23, 1903. Nel mio interno mi sentivo impressionata per ciò che avevo scritto di sopra, come se non fosse secondo la verità. Onde? Perché sembra troppo, no? Troppo, è come sembra anche a noi, no? Onde, appena ho visto il benedetto Gesù, ho detto: Signore, non va bene quello che ho scritto. Come ci può essere tutto questo col solo patire? Vediamo, prima di proseguire, quanto è importante veramente l'annullamento, il sacrificio di sé, eccetera. E quindi ogni più piccolo patimento, ripeto, non è che dobbiamo spaventarci e pensare: allora, che cosa mi sto tirando, che cosa mi deve capitare se mi metto in questa posizione, cosa mi manderà. No, è vivere anche proprio o freddo, o caldo, a giornata di pioggia, giornata di lavoro, pulizie della casa. Perché noi queste cose non le dovevamo fare, noi non dovevamo prenderci neanche un minimo disagio anche fisico, no? Manco un raffreddorino, ma niente. Quindi non dovevamo soffrire, ripeto, neanche la fame, neanche il freddo, perché Adamo mangiava per sentire per vivere la percezione sensibile dell'amore di Dio nel sapore di un frutto, di un'erba. Noi invece patiamo la fame, se non mangiamo mezza giornata stiamo già mezzi svenuti. Quindi tutto è patire. E quanto è importante investire questa vita, quindi questi atti quotidiani di amore, di consapevolezza, di sacrificio di noi, di viverlo per Lui, offrire tutto a Lui e di essere in una fusione continua e di compiere atti e giri per riprendere il suo poi, no? Vissuto di patire. E Lui. Quindi rileggo un attimo. Signore, non va bene quello che ho scritto. Come ci può essere tutto questo col solo patire? E Lui. Figlia mia, non ti meravigliare, perché non c'è bellezza che sia uguale al patire per il solo amore di Dio. Da me partono continuamente due saette, una dal mio cuore che ti amore e ferisce tutti quelli che stanno nel mio grembo, cioè che stanno nella mia grazia. Questa saetta impiaga, mortifica, sana, affligge, attira, rivela, consola e continua la mia passione e redenzione in quelli che stanno nel mio grembo. L'altra parte del mio trono e l'affido agli angeli, i quali, come miei ministri, fanno scorrere questa saetta sopra qualunque specie di persone, castigandole ed eccitando tutte alla conversione. Ora, mentre ciò diceva, mi ha partecipato le sue pene dicendomi: ecco, anche in te la continuazione della mia redenzione. Via. Allora, giusto proprio due parole, perché stiamo girando e ruminando
nello stesso insegnamento. Diciamo quindi che ogni patire vissuto nella fusione, quindi nell'amore, nell'intenzione per solo amare Lui, corrispondere Lui, in questa corrispondenza c'è una fusione, un'uguaglianza, un riprendere tutto di Lui, c'è una purificazione, perché l'anima si purifica con un patire che è amato, che è sofferto nella rassegnazione, che non è solo non posso fare altro, è un accettare, un amare, un unificarsi con Gesù, è un offrire. E nell'unificazione è prendere tutto il divinizzato, tutto l'atto divino. E infatti Gesù dice, non ti meravigliare, perché non c'è bellezza che sia uguale al patire per il solo amore di Dio. Il valore cambia, cambia tutto, perché c'è questo innesto e quindi prende la linfa madre e tutto cambia. Un raffreddore vissuto nel volere umano, patito, lamentato, che offende, che oppure sì sì te lo offro, così, oppure un atto, un dolore, un raffreddore, lo stesso raffreddore vissuto in unione con Gesù a purificare tutto quello, va a purificare tutto quello che il Signore ritiene, e non solo in noi abbiamo visto, ma anche in altri. Fiat. Questa, e poi ecco, escono dal mio cuore continuamente, partono dal mio cuore due saette, e quindi una, vediamo che le saette del Signore, poiché non è punitivo, sono sempre per amore. Infatti, nel primo caso, la prima saetta va alle anime amanti, e che quindi che cosa succede, no? La sana, la mortifica, la impiaga, la attira, la rivela, la consola, e continua la mia passione e redenzione. Quindi la purifica, e là se c'è purificazione, c'è redenzione, c'è anche santificazione. La sana, la attira, rivela, consola. Quindi c'è tutta una trasformazione. L'altra parte dal mio trono, e questa invece è la saetta che va sopra qualunque specie di persone, castigandole. Attenzione, siccome non è punitivo, quindi tutto ciò che opera è nella giustizia, ma è anche sempre per attirarle a sé, eccitando tutte alla conversione. Quindi parla di saette, però è sempre per una, un input, un invito, una chiamata, una correzione, sempre per un bene, alla conversione. Piatto. Quindi anche in Luisa c'è la continuazione della redenzione ed in ogni anima che si conforma, che si fonde e che vive questo amore, ogni atto d'amore. Fiat. 24 novembre 1903. Continuando il mio solito stato, appena ho visto il benedetto Gesù nel mio interno, e come se volesse seguitare a togliermi i dubbi, mi ha detto: figlia, io sono la verità stessa, e mai può uscire da me la falsità, al più qualche cosa che l'uomo non comprende, e questo lo faccio per far vedere che se non si comprende bene la parola, come si può comprendere in tutto il creatore? Ma l'anima deve corrispondere col mettere in pratica la mia parola, che ogni parola è come tanti anelli di grazia che escono da me per farne dono alla creatura. E se corrisponde, incatena questi anelli agli altri già acquistati. Se poi no, li rimanda indietro al suo creatore. Non solo succede questo, ma allora io parlo quando vedo la capacità della creatura che può ricevere quel dono, e corrispondendomi non solo acquista tanti anelli di grazia, ma acquista pure tanti anelli di sapienza divina. E se li vedo incatenati con la corrispondenza, mi dispongo a darle altri doni. Se poi vedo i miei doni rimandati indietro, mi ritiro facendo silenzio.
Fiat. Ecco, qui ci deve essere proprio chiaro, perché l'abbiamo toccato tante volte, la corrispondenza. Abbiamo sempre detto, e quindi lo ridiciamo una volta di più, perché se Gesù ripete, vuol dire che abbiamo bisogno di queste ripetizioni. E cioè che quando noi siamo chiamati, intanto, e siamo tutti chiamati, e la chiamata è grazia certa, cioè se ci ha chiamati è perché vuol dire che noi saremo capaci di arrivare al traguardo, all'obiettivo. E è un traguardo non statico, è per cui possiamo essere all'altezza di questa chiamata, sì, non perché lo siamo, ma saremmo in grado, sì, altrimenti non ci avrebbe chiamato, con la sua grazia, sempre, certo, altrimenti non ci avrebbe chiamato. E abbiamo sempre detto che quando l'anima si dispone arriva il kit della grazia, il kit della sopravvivenza, cioè arriva tutta la grazia per vivere quella chiamata e andare avanti e trasformarsi. Ed ecco infatti che Gesù proprio ce lo dice, la corrispondenza. L'anima, abbiamo parlato sempre di partecipazione, abbiamo detto spesso che dobbiamo andare incontro alla grazia, che non dobbiamo rimanere oziosi né pigri, perché questo non è assolutamente amore, non è quello che vuole vedere Gesù. Ci ha donato la libertà, quindi noi dobbiamo muovere, siamo noi che dobbiamo accendere il pulsante, che dobbiamo decidere, che dobbiamo avere quella fermezza. Lui ci viene incontro con tutto, infatti dice, l'anima deve corrispondere col mettere in pratica la mia parola. Due brani sopra abbiamo portato l'esempio, no? Di mettere subito in pratica, e quindi lo diciamo sempre, di allenarci anche nei piccoli gesti, nelle piccole cose. Mi fondo spesso, ti chiedo continuamente, vieni in me a pulire, vieni in me a vestirmi, vieni in me a sentire la musica, vieni in me a passeggiare, vieni in me adesso mentre mi preparo per andare a letto, ti penso, faccio tutto per te, e mi dici di amare il mio prossimo. Era questo l'esempio fatto poco fa, no? Non mi riesce proprio di amarlo quello lì, quella là, e allora che faccio? Lo chiedo a te, però metto in pratica, qui sta scritto l'anima deve corrispondere col mettere in pratica la mia parola. Allora faccio subito le preghiere per lei, per quest'anima, prendo i tuoi atti e comincio a fare giri e atti per questa persona. Questa è la pratica. Allora dice Gesù, quando l'anima si dispone, non dicendo sì sì, no? Come il figlio falso obbediente, no? Che viene chiamato e dice sì sì vado alla vigna, e poi dice sì sì ma non ci va, e invece l'altro figlio che dice no no e poi ci va, no? Ecco, allora il vero obbediente è quello che mette in pratica. Allora che succede? Che Gesù ci dà subito altre grazie, e dobbiamo immaginare questa catena, una collana fatta di tanti anelli, no? Quindi più noi corrispondiamo, più abbiamo gli anelli, più corrispondiamo, più andiamo anelli, più abbiamo virtù, più abbiamo liberazione, più abbiamo sanità, più abbiamo grazia su grazia, come dice San Paolo, ok? Fiat. E beh, questo è il finale, sì. Quindi con la corrispondenza mi dispongo a darle altri doni, quindi è tutto un dono su dono, grazia su grazia. Se poi vedo che i miei doni sono rimandati indietro, mi ritiro facendo silenzio. Ecco, questo sappiamolo, non è che ci chiama, però poi a un certo punto, fiat. Dicembre 3, 1903. Continuando il mio solito stato, per poco è venuto il mio benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, qualunque azione umana che non ha alcun nesso con la divina con la volontà divina, mette Dio fuori dalla sua creazione. Anche lo stesso patire, per quanto santo, nobile e prezioso fosse ai miei occhi, se non è parto della mia volontà, anziché piacermi, mi indegna e mi è disgustoso. Quindi le azioni umane, anche se nobili, no? Se c'è il patire che abbiamo visto
il decalogo, no, del patire, se non sono nella volontà di Dio, ecco che anche la frase del brano, due o tre brani sopra, dove diceva il patire voluto da Dio, quindi non un patire che ci infliggiamo con i nostri errori, ma il patire voluto da Dio. Allora questo, quindi vivere con la divina volontà nella fusione, nell'amore per Dio, soltanto per Dio, in suggello a Lui, solo questo, in fusione con Lui, può portare grazia. Ma quello che noi facciamo di nostra scelta, con nostra logica, mettendosi sopra Dio, dicendo questo è un atto buono, quindi sicuramente gli fa piacere. No, non è questa la logica. La logica è mi fermo e ti chiedo, mi fermo e desidero. Sono tesa, teso a sapere, a capire, a te. E allora ecco Gesù che dice anche se il patire, un'azione umana, non ha il frutto di un'azione divina. Perché a lui gli interessa solo questo, addirittura usa questo termine, disgustoso. Anziché piacermi, mi indegna e mi è disgustoso. O potenza della volontà divina, quanto sei santa, adorabile ed amabile. Con te siamo tutto, ancorché niente facessimo, perché la tua volontà è feconda e ci partorisce tutti i beni e senza di te siamo niente, ancorché tutto facessimo. Perché la volontà umana è sterile e sterilisce ogni cosa. Quanto è bella sta frase finale. Cioè, noi possiamo anche fare un sospiro, se questa è la volontà tua, Dio, voglio respirare, sospirare, battere il cuore, e ogni moto interno mio, dell'animo, del cuore, questo è un atto, no? Facciamoli mentre leggiamo, entriamo nel vivo. Ecco, desideriamo che il mio cuore, che i nostri cuori battino per te, e respiri, sospiri, sono tutti per te, per darti il nostro ti amo, per dirti ti amo, per amarti, per adorarti, e voglio ringraziarti in ogni palpito e pensiero, e voglio veramente, ecco, continuiamo, no, personalmente, che cosa abbiamo fatto oggi, per te Signore, per te, qualsiasi cosa sia fatta la tua volontà, altrimenti non mi permettere di farlo, ecco, questo è per te, oggi, abbiamo fatto, come si dice, fuori alla chiesa, no? Una piccola offerta di uova, no? Per le delle missioni, per beneficenza. Signore, si vende o non si vende? Sia per te. E infatti, quando gli è piaciuto, si è venduto tanto. Quando si è venduto, insomma, si è preso quelle offerte, tante offerte. Quando non ha voluto, non si è preso niente. Non importa. Non faccio come si dice, lusinga, né mi glorifico, né mi beo, ecco, né mi sento depresso per quello che è stato, quello che vuoi sia, e quello che è stato, fiat, per te, l'hai fatto tu, è tutto tuo, tu sai il valore di quello che si compie. Qualcuno ha detto, ma forse è meglio anche, ecco, stai lì mortificata, poi magari nessuno prende niente, ma non lo sappiamo, magari anche, quello che è volontà di Dio, magari anche è invece un grazie ripetuto 30 volte, sia volontà di Dio, basta sia volontà di Dio, perché la volontà divina è feconda. Ci ricordiamo cosa ha detto Gesù, no, del suo essere, l'amore, io sono amore, e l'amore è per sua natura essere fecondo, quindi donare la vita, produrre altro amore, partorisce tutti i beni, dice. Quindi quello che è atto divino, anche se un respiro, un colpo di tosse, un passo insignificante, è un atto divino che produce tutti i beni e che tocca tutti e che rallegra Dio, felicita Dio. Un passo, anche enorme, di un'opera straordinaria, ma umana, che non è volontà di Dio, è sterile. Fiat. Non produce frutto. Dicembre 5. Non avendo potuto ricevere la comunione, questa mattina me ne stavo tutta afflitta, ma rassegnata, e pensavo tra me che se non fosse stato
perché mi trovavo in questa posizione di stare in letto e di essere vittima, certamente l'avrei potuto ricevere. E dicevo al Signore, vedi lo stato di vittima, mi sottopone al sacrificio di privarmi di ricevere te in sacramento. Almeno accetta il sacrificio di privarmi di te per contentare te, come un atto più intenso d'amore per te, che almeno il pensare che la tua stessa privazione attesta di più il mio amore per te, raddolcisce l'amarezza della tua privazione. E mentre ciò dicevo, le lacrime mi scendevano dagli occhi. Ma, oh bontà del mio buon Gesù, appena mi sono assopita senza farmi tanto aspettare e cercare secondo il solito, è venuto subito e mettendomi le mani al volto tutta mi accarezzava e mi diceva: figlia mia, povera figlia, coraggio, la mia privazione eccita maggiormente il desiderio e in questo desiderio eccitato l'anima respira Dio. E Dio, sentendosi più acceso da questo desiderio, da questo eccitamento dell'anima, respira l'anima. In questo respirarsi a vicenda, Dio e l'anima, si accende maggiormente la sete dell'amore. Ed essendo l'amore fuoco, vi forma il purgatorio dell'anima. E questo purgatorio d'amore le serve non di una sola comunione al giorno, ma come permette la Chiesa, ma di una continua comunione, come continuo il respiro. Ma tutte comunioni di purissimo amore, solo di spirito e non di corpo. Ed essendo lo spirito più perfetto, ne avviene che l'amore è più intenso. Così ripago io, non chi non vuole ricevermi, ma chi non può ricevermi, privandosi di me per contentare me. Via. È magistrale questa verità. Ritorniamo un attimo su. Allora, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo intanto che questa privazione ancora è un purgatorio. Ancora questo desiderio forma quella purificazione, purgatorio, quella purificazione, quindi santificazione. Ed ecco che dice la sosta, no, nel non potermi ricevere. Questa privazione eccita maggiormente il desiderio, quindi aumenta il desiderio. E più l'anima desidera Dio, Dio più l'assorbe in sé, la respira. E questo paragone proprio che sta a indicare quell'incorporamento, il respiro per noi è necessario, ci fa vivere. Ecco, Dio respira l'anima. L'anima respira, cioè è proprio un bisogno, come appunto di vivere. Il respiro ci è di vita, non possiamo stare senza il respiro. E Dio respira l'anima, a sottolineare quanto mi sei preziosa. Quindi quanto più si accende, c'è questa privazione, si accende questo amore. Questo fa piacere a Dio, lo felicita. In questo respirarsi a vicenda, Dio e l'anima si accende maggiormente la sete dell'amore. Quindi ecco che diventiamo piano piano amore, quello che è Lui, e si accende quindi questo amore, ed essendo l'amore fuoco, vi forma il purgatorio dell'anima. E quindi questo fuoco, l'amore è fuoco, l'amore purifica. E questo purgatorio d'amore le serve non di una sola comunione al giorno, ma come permette la Chiesa, ma di una continua comunione. Come è continuo il respiro. Quindi un'unificazione, fusione, più che unione, fusione. Uno nell'altro, una nuova vita d'amore.
una nuova formazione con la dominanza della divina volontà che tutto trasforma in amore. Quindi comunioni di purissimo amore, solo di spirito e non di corpo. Lo spirito è più perfetto, ne avviene che l'amore è più intenso. Quindi è veramente un trionfo. Così ripago io, non chi non vuole ricevermi. Quindi attenzione alla specifica, chi non può ricevermi, privandosi di me per contentare me. Quindi era il sacrificio. Anche questo è sacrificio. Quindi andiamo a pensare, anche questo ci fa capire che non dobbiamo pensare alle nostre logiche, ma solo a dire sì. Poi Gesù ci fa capire la sua logica e continuiamo a dire fiat mi. Allora, io guardo l'orario e mi fermerei. Fiat. Che mi dite? Bellissimo, bellissimo. Okay. Gloria a Dio. No, scusa, mi pare che il prossimo completi tutto il discorso fatto fino adesso. Non ho capito, Maria Cristina, scusa. Mi sembra che il prossimo, quello del 10 dicembre, completi un po' tutto. Vogliamo leggere anche questo? Non, sai che l'ho tirato giù ma non ho letto. Mi ha lasciato tanto contenuto. Questa è l'idea del bianco. Vabbè, piccolino, se volete si legge, se lo completa. Va bene per tutti? Dite sì. Voi. Sì, sì, piccolo. Sì. Sì. Dicembre 10, 1903. Continuando il mio stato, mi sentivo un peso sull'anima mia, come se sopra di me gravitasse tutto il mondo per la privazione del benedetto Gesù. E nella mia immensa amarezza facevo quanto più potevo a cercarlo. Onde essendo venuto, mi ha detto, figlia mia, ogni qualvolta l'anima mi cerca, riceve una tinta, un lineamento divino, e altrettante volte rinasce in me, ed io rinasco in lei. Mentre ciò diceva, stavo pensando a quello che aveva detto, quasi meravigliandomi, e dicendo, Signore, che dici? E lui ha soggiunto, oh, se sapessi la gloria, il gusto che sente tutto il cielo nel ricevere questa nota dalla terra, di un'anima che cerca sempre Dio, tutta conforme alla loro nota. Che cos'è la vita dei beati? Chi è che la forma? Questo rinascere continuamente in Dio. E Dio in loro. Questo è quel detto che Dio è sempre vecchio e sempre nuovo, né mai si prova stanchezza, perché loro stanno in continuo atto di nuova vita in Dio. Fiat. Ecco, grazie Maria Cristina che ce l'hai fatto leggere. Quindi vediamo proprio questa. La proprietà della divina volontà creante e che ha virtù creante e proprietà creante e conservante. Quindi, cioè, la nostra vita, il dono della creazione non ce l'ha fatto e poi ci ha lasciato, perché continuamente è noi che conserva e noi comportandoci come lui ci sta insegnando, cioè con la corrispondenza d'amore, e noi corrispondendo, innestiamo questa corrispondenza di amore, per cui noi amiamo, lui ci ridà la grazia, noi ancora, eccetera, e questo diventa un divenire circolare, una comunione, una comunicazione circolare che accresce un divenire di amore e quindi un continuo atto di una continua vita. Perché che cos'è? Lui ha detto prima, no? Nell'altro brano sopra diceva innesto di più amore, metto di più amore, un continuo, e quindi ecco che l'anima continua a corrispondere di nuovo amore, e l'amore è vita, verità, vita, amore. È una macchina di vita, ha detto Stefano.
Fiat, gloria e lode a Dio. Allora noi Gesù suggelliamo tutto quello che ci hai donato nella divina volontà e tutto prendiamo da te, lo facciamo nostro e amiamo, adoriamo, ti rendiamo gloria, lode, onore, adorazione, ringraziamento, benedizione e tutti gli onori che a te spettano, grazie, 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 i baci, abbracci e nella tua stessa divina volontà con il tuo potere, con il tuo desiderio, con il tuo amore, con mamma e per mezzo di mamma e per mezzo di mamma santissima e con l'intercessione degli angeli, dei santi, di mamma Luisa. Suggellando tutto ti ridiamo e a nome di tutti, in questo continuo amore, in questo circolo di amore, e chiamiamo Fiat, Fiat, Fiat. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Fiat. Intanto chiudiamo la registrazione, poi rimaniamo 5 minuti e facciamo i giri dell'anima per dormire.